Proclamo l'esito della votazione, presenti 25, votanti 25, hanno riportato i seguenti voti consiglieri: Matteo Tedde 15, Bianche 8, Nulle 2. Quindi proclamo eletto, risulta eletto presidente il consigliere Matteo Tedde, che invito qua a presiedere. Scusate, il consiglio peraltro dato che senza l'articolo 4 del quarto comma dell'articolo 23 dello statuto la presente libera immediatamente esecutiva, per cui il consigliere Tedde è immediatamente presidente del consiglio. Spero, mi auguro, anche con il vostro aiuto, di essere all'altezza dello svolgere questo ruolo. Non credo che sia semplice, quindi chiedo veramente l'aiuto di tutti voi. Lo farò rivolgendo, lo sto facendo, sto pronunciando queste parole, rivolgendo sicuramente un grazie, ripeto, all'Aula, l'intera città, a tutti, però permettetemi, dedicando un pensiero particolare a mio padre, che credo sarebbe stato felice. Noi siamo... si aspettino serietà, concretezza e decisioni, non scontri, non contrapposizioni fine a se stesse, ma dibattito, discussione, proattività, concretezza nel prendere delle decisioni, sempre pensando al fatto che non si tratterà di decisioni che prenderemo per noi stessi, ma che avranno sempre e comunque conseguenze per tutta la nostra comunità. Credo che tra l'altro rientri nei compiti del Consiglio Comunale dare l'esempio. Penso che il primo esempio che dovremmo dare tutti sia il rispetto reciproco, e da quest'Aula dovremmo bandire completamente l'attacco personale, il disordine, l'insulto, e da questo punto di vista sarà necessario essere assolutamente intransigente. Si dice sempre in questi momenti, ed è bene ribadirlo,
Il Presidente del Consiglio è il Presidente di tutti e sarà così. Però prima di pensare alle relazioni tra noi, io credo che nel mio operato, ma penso nell'operato di tutti noi, dobbiamo tenere sempre presente l'interesse del cittadino. Quindi il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consiglio di tutti gli aderenti e non soltanto appunto dei consiglieri comunali. I consiglieri comunali non sono solo i consiglieri della parte politica, delle liste che li esprimono, ma credo rappresentino sempre e comunque tutti i cittadini. Le prerogative del Consiglio Comunale le conoscete bene, sono quelle di indirizzo, di programmazione e di controllo. È un organo che fa parte integrante dell'amministrazione comunale, è parte integrante dell'amministrazione comunale e non ne deve assolutamente intralciare l'operato, l'operatività, ma la deve arricchire. E credo che in quest'Aula ci siano tutte le condizioni perché questo assolutamente possa avvenire, ne sono convinto. Ho quasi concluso dicendovi che sono convinto che insieme riusciremo a migliorare la città, ce la possiamo fare, ci sono tutte le condizioni e credo che in particolare potremo dare anche con i nostri piccoli gesti, con il nostro impegno, anche con la nostra serenità, qualche speranza ai nostri giovani e ai nostri figli. Io credo che se saremo particolarmente bravi riusciremo addirittura a migliorare noi stessi durante questa esperienza. Io concludo, vi ringrazio ancora, vi auguro veramente buon lavoro, auguro buon lavoro all'amministrazione Lubrano.